Un'interrogazione su alcune convenzioni stipulate con cliniche private da parte della sanità pubblica. In che senso? Che cos'è che volete cercare di fare? Stiamo denunciando questa deriva verso il privato che la Regione Toscana sulla sanità sta portando avanti da tempo, con una truffa semantica che è quella della riorganizzazione del servizio. È successo che, pur avendo delle sale operatorie utilizzate a meno del 50%, addirittura su Fiumicino la stima è, su Fiumicino Valdarno, l'ospedale del Servizio Storico, la stima è del 30%, nonostante ci sia una sottoutilizzazione delle sale operatorie, si è fatta una convenzione con una casa di cura privata, Villa Ragionieri, a Sesto Fiorentino, per portare i pazienti e le equip chirurgiche a operare là, con una stima immensa, addirittura potrebbe arrivare a 30 milioni di euro. Noi questa cosa la riteniamo una cosa assolutamente inaccettabile, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che avendo nel pubblico tutte le prerogative, tutte le professionalità e la qualità per fare questo tipo di interventi, si debba ricorrere a delle strutture private non avendone bisogno. Quindi si va a finanziare i soliti noti. Vogliamo vederci chiaro e abbiamo fatto un'interrogazione in tal senso. Quello di Villa Ragionieri non è di Villa Ragionieri non è l'unico caso. Non è l'unico caso, perché un'altra questione di questo tipo è venuta fuori all'ospedale di Grado, che non avendo posti letto, essendo stato costruito in modo sottodimensionato rispetto alle problematiche del ricevimento dei pazienti nel posto letto ospedaliero, hanno fatto una convenzione, è recente questa cosa, di 20 posti letto a Villa Fiorita, altra struttura privata. Questa cosa noi l'abbiamo denunciata fin dall'inizio rispetto agli ospedali in project financing. Abbiamo denunciato fin dall'inizio che si stanno riducendo troppo i posti letto in Toscana e non siamo in grado di fare una vera e propria presa in cura dei pazienti quando arrivano nei DEA, nei dipartimenti di emergenza e accettazione e quindi nei pronto soccorso.